È stata la guida di Valore D dal 2010 al 2013. Oggi è vice direttrice generale di Banca d'Italia ed è Alessandra Perrazzelli. Un applauso. Microfonata, perfetto. Allora, deve essere come noi, giusto? Volevo siamo noi, non servo mai come lei. E non ho la giacchetta, però. Però, eleganza perfetta. Allora, Alessandra, per descrivere la tua presidenza, hai scelto la D di diversità. A te il palco. Grazie. Noi ce ne andiamo. Sì. 2010, un anno di vita di Valore D, un anno dal mio rientro in Italia, dopo più di 23 anni, 20, circa 25 anni all'estero. Arriva la crisi del subprime, arriva nel continente e tutte noi ci domandavamo, ma se questi Lehman Brothers fossero stati Lehman Sisters, che cosa sarebbe successo? Avremmo avuto questi problemi, le banche si sarebbero riempite di derivati, ci sarebbe stato, diciamo così, un atteggiamento forse più etico nei confronti dei risparmiatori, del sistema. E questa domanda non era una domanda che ci ponevamo soltanto noi in Valore D. A quell'epoca eravamo circa 36 aziende. È un tema che aveva investito tutta la società ed era il tema che diceva ci vogliono più donne all'interno delle aziende, all'interno delle banche, come fare, quali sono le misure. Ed era un dibattito continuo che avevamo. Bisogna fare una riforma regolatoria, bisogna spingere una norma che in qualche modo possa aiutare le donne ad essere più presenti, più attive. Dove deve essere questa norma? Deve lavorare sui consigli di amministrazione? Deve essere qualcosa che invece spinge le aziende da dentro a portare più donne in posizioni apicali, avere percorsi di carriera diversi, liberare il talento delle donne italiane. E lì nacque un dibattito incredibile, un dibattito veramente che io credo sia ancora molto centrale nel nostro paese. A questo poi farò qualche riferimento, che coinvolse noi, e qui ci sono alcune delle donne che hanno fondato Valore D, che ci colse, che ci spinse proprio a cercare in qualche modo di aiutare il dibattito sulla legge che poi divenne la legge sulle quote rosa. Non è così scontata, quella legge non fu così scontata, c'erano diverse proposte di legge, ci furono due donne che oggi non sono qui, una è Lella Golfo e l'altra è Alessia Mosca, diversissime tra di loro, partiti diversi, che riuscirono a mettere insieme una proposta unitaria, che fecero votare, che fecero passare, che è la legge che ha portato le donne nei consigli dal 5-6% oggi al 36%. Abbiamo ancora bisogno di queste norme? Cosa dobbiamo fare per portare più donne in posizione apicale? Io credo di sì e credo che vedervi oggi, sapere che ci sono 200 aziende associate, che le past president dopo di me hanno fatto questo lavoro fantastico, è un grande motivo di orgoglio, ma è anche un motivo che mi dice la nostra diversità deve essere la normalità. La normalità di ogni giorno. Siamo tante, siamo bravissime e abbiamo oggi la possibilità di entrare non solo nei consigli, ma entrare nella società, nelle aziende, nella politica e nelle istituzioni per dire la nostra. Quindi, buon compleanno, Valore D.